E allora, assessore Nucera, l'isola pedonale da sabato prossimo. Sì. È vero questa notizia? È vero, tanto è vero che è stata firmata l'ordinanza anche da parte del sindaco, quindi da sabato diventa realtà l'idea formulata di qualche anno fa, cioè quella di andare a istituire l'isola pedonale. Quindi da questo sabato 21 luglio parte l'isola pedonale fino al mese di settembre, quindi fino a quando ci saranno le feste patronali della Madonna, della Madonna dei Miracoli. Al vicepresidente del Consiglio chiediamo, ecco, era uno dei promotori per quest'isola pedonale. Sì. Ecco, è contento di quello che si andrà a realizzare? Sì, sono molto felice effettivamente che si vada finalmente a mettere, come dire, a creare questa isola pedonale dove finalmente possa tornare, come ha detto il nostro assessore, al vecchio passeggio di una volta. Io sono cresciuto in Via Palermo e sono felice che il sindaco e l'amministrazione tutta abbia sposato questa mia idea, intanto per evitare, diciamo, lo smog in quello che è il centro cittadino, e poi, ecco, per dare nuovamente ai nostri giovani la possibilità di uscire in tutta tranquillità, e alle famiglie di dare la possibilità, insomma, ai bambini di poter camminare tranquillamente senza il pericolo delle macchine e del traffico. Un tentativo che viene riproposto, la gente, secondo lei, assessore Nucera, cosa ne penserà, metterà in pratica? Io le dico che già questa richiesta ci arriva fortemente dalla gente. La gente ha voluto sentirci, incontrarci anche per dare questa possibilità di tornare al cosiddetto vecchio passio, come si diceva una volta in mia Palermo. Quindi il fatto di ritornare alle cose tradizionali, alle origini, diventa un fatto straordinario, perché questo ci permetterà di scoprire il centro storico, ci permetterà anche di avere la possibilità di poter incontrare gli amici di sempre anche in mezzo alla strada per un momento speciale che è quello della passeggiata, in effetti. Ecco, al vicepresidente Curiale diciamo, quale messaggio per far sì che la gente ritrovi la via Palermo, ecco, a passeggiare il sabato e la domenica? Semplicemente io utilizzerei questa intervista proprio come un appello, sperando che i giovani escano e non stiano a casa e scoprano appunto la bellezza di stare fuori e vivere il proprio paese in una via Palermo che, insomma, ci ha regalato bellissimi momenti e che ce ne debba sicuramente regalare ancora. Grazie.